Il libro Amaldi spiega qual è l'effetto di più forze che sono applicate contemporaneamente su un corpo rigido. Cominciamo con una forza sola e si può dimostrare che questa forza può essere applicata anche in altri punti della stessa retta d'azione. Per esempio, in questo disegno, la forza che tira questa canoa può essere applicata davanti, in mezzo oppure nella parte posteriore della canoa. L'importante è che si faccia scorrere questa forza sempre lungo la stessa retta d'azione. In altre parole, spostando una forza, il punto d'applicazione di una forza lungo la retta d'azione della forza, l'effetto non cambia. La forza che agisce su un corpo rigido può essere sempre spostata lungo la retta d'azione in un altro punto del corpo, senza che l'effetto della forza cambi. Se le forze sono due, come in questo caso due bambini che tirano una slitta applicando due forze con due corde, e se queste forze non sono parallele, allora i loro punti di applicazione possono essere spostati. Per esempio, questo bambino applica la sua forza qua, però come abbiamo visto un attimo fa, questa forza può essere spostata, il suo punto di applicazione può essere portato in P, e lo stesso quest'altra forza, quindi le due forze vengono applicate in uno stesso punto e lì si possono sommare vettorialmente. Quindi si è applicato il principio che dicevamo prima, spostando le forze lungo la retta d'azione, l'effetto non cambia. Perciò queste due forze, F1 e F2, si comportano come un'unica forza applicata nel punto P, pari, alla somma vettoriale delle due forze.